mother who cry in the TV when Buonasera signore e signori, sono Esci88, benvenuti in questa nuova guida, la nostra nuova parte, perché continuo sempre a dire guida, non lo so. Spero vi sia piaciuta l'intro. Allora, riguardiamo un po', mi avete detto ovviamente che Kinder Maxi e Twix non possono coesistere perché Hitmonlee, io non me ne ero accorto, l'ho catturato nello stesso appunto posto di Twix. Quindi allora Hitmonlee viene messo qua. Allora io provo. Vabbè, questo è il nome 1, ok. Dovevo fare anche così. Il box 14 dovrà venire soprannominato Even, ovvero paradiso. Vai, lì ci si metterà i Pokémon mal ridotti. Quindi tecnicamente dobbiamo prendere Sileo. Ce la faremo a partire. Ok, che è anche detto buon dì. Allora, le cose da fare sono due. Ora, proseguire verso nord ed andare a affrontare la capolestra Petra, che ovviamente non avrà Pokémon di tipo roccia, ma Pokémon a caso. Quindi lasciamo un po' davanti il nostro piccolo Matiera. Avrà un Relicant a livello 10. Andiamo con Morso. Ovviamente, a parte che il Relicant è un Pokémon di tipo roccia acqua, mi sembra di sì, se non mi sbaglio. Boh. Quindi il Relicant tecnicamente ci potrebbe stare. Qua una sfida doppia tra un Bullo ed un Montanaro. E manderanno Ariyama e Machoke, due Pokémon tipo lotta. Ok, e usiamo Morso e Sbadiglio. Addio, ho paurissima per Ariyama. Usiamogli Morso subito. E usiamo anche Sbadiglio su Machoke. Ok, così almeno si addormenta anche lui. E adesso praticamente dobbiamo attaccare a Rota. Boh, iniziamo con uno, poi tanto quello che chi fa prima. Proviamo a usare azione e azione. Ok, bene, brutto colpo, ottimo. Lotad. Usiamo per ora, io attaccherei soltanto Machoke perché mi sembra quello che è un po' più forte, anche se ho premuto tutti attaccano Lotad, va bene lo stesso. Vai. No, cavolo, sta per usare centripugno Machoke. Meno male, grande. Ok, perfetto. E manda Sunkern. L'unica cosa di spiacevole è che i miei Pokémon hanno degli attacchi veramente deboli e brutti. Allora, andiamo davanti nessuno, restiamo così. E andiamo ad affrontare Petra, la nostra prima capolestra, che in questo caso si chiama Roxanne. Allora, vediamo un po' i Pokémon che ha, Ovviamente ne avrà 3. E un Blastoise. Ma come? Oddio. Proviamo con abbassiamogli la precisione al massimo. Proprio non deve manco cosare. Cavolo, la tossina, Bora. Cioè, delle mosse veramente. Qui sarà molto molto difficile vincere. Molto. Oddio. Allora, siamo già in difficoltà. Mandiamo Kinder Bueno. Ok, e usiamo gli Sbadiglio. Non voglio che anche Kinder Bueno venga. Allora, viene avvelenato anche lui, preciso. Usiamo azione e vediamo un po'. No, c'è anche Russare. Ma com'è possibile? Dai, fammi vedere un po' le mosse, perché qui siamo un po' nei casini. È che ho mosse veramente inutili. Proviamo a mandare Twix e vediamo un po' con lui, Proviamo con Vendetta. Dai, ma non puoi usare sempre lì con la mossa Sleep Talk.
Dai, dai, no, dai, ma poi, ma ci potrà poi. Ci ha già avvelenato tutti, ci ha avvelenato. Oddio, io la vengo buia. Ma buissima proprio. Mandiamo Ferrero. Andiamo un po' con lui. Guarda, un'altra volta, dai, ma non è possibile, non è. Cavolo. Usiamo Graffio, cioè. Distruggere Blastoise secondo me è una cosa impossibile perché è veramente, veramente uno dei Pokémon. Porca miseria, più potenti. E secondo me qui si fa uno stracello perché i Pokémon avversari vengono. Cioè, i nostri Pokémon sono troppo avvelenati. Sono tutti avvelenati tranne che uno. E comunque sia, mi sembra un po', dai, esagerato ora che un Blastoise del capolestra utilizzi. Tanto sta abbaiando il cane a tutto fuoco. Stia a conoscere Bora. Oh, finalmente è stato congelato. Mamma mia, sono tutti avvelenati. Porca miseria. Il problema è che ora sicuramente userà. Ah no, meno male. Dai, dai, dai. Nutella per ora sta reggendo. Allora, mamma mia. Vediamo chi è. Marowak. Marowak, possiamo continuare con Pistolacqua di Nutella. Intro forza, bene, non ci toglie niente. Dai, 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 dai. Uff. Dai, 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 dai. Di nuovo grandissimo Nutella, grandissimo. E Rhydon. Ma com'è possibile? Sì, brutto colpo, grandissimo Nutella. Allora, qua ora le cose si fanno interessanti. Perché? Che macchina? Ah, ok. Vediamo un po' quanti antidoti ho. E secondo me ci rimarrò male. Molto male. Allora, le cose sono che ho. Io ho un solo antidoto per tutti questi Pokémon. Quindi io salverei Kinder Bueno. Se devo scegliere, salverei lui. Vediamo le bacche, magari contro l'avvelenamento. Fermi. Fermi perché qui c'è il risvolto, forse. C'è il risvolto, ragazzi. C'è il risvolto. Ci hanno salvato le. Ci hanno salvato le bacche. Ci hanno salvato. Ci hanno salvato le bacche. Se no eravamo veramente da buttare fuori. Cioè, oramai ci aveva distrutto con quel cavolo di Blastoise che usa Tossina. Ma va bene lo stesso. Allora, curiamo un po' la nostra squadra. Ok. Perfetto. E sì, noi veramente dobbiamo avere. Boh. Qualche altro Pokémon o non, cioè, i nostri veramente sono. Hanno tutte mosse d'acqua, hanno tutte le stesse debolezze quasi. E quindi è un po' difficile combattere contro di loro. Va bene lo stesso. Allora, vediamo un po' di proseguire la nostra avventura. Ma è strano che Morso, tipo, non ha molto, molto danno. Strano, boh, vabbè. Un Vulpix, ma andiamo, andiamo, andiamo in un po'. Ferrero. Che comunque sia, non si sono comportati male i nostri, attenzione. Però, insomma, noi non, i Pokémon d'acqua non c'hanno mossi tipo d'acqua, quindi è un po'. È un po' così. Allora, proseguiamo. Ovviamente dovrò affrontare tutti gli allenatori possibili ed immaginabili perché voglio essere sicuro, sicuro di avere dei livelli alti. Anche perché se avete visto che i capolestra hanno Rhydon e Pokémon del genere, cioè Blastoise. No, vabbè. Allora, skippiamo qua questo Clefable che è trovato qua. Ok. Ancora di nuovo un Clefable. Lotta doppia di nuovo. E vediamo un po' chi mandano. Charmeleon e Dratini. Allora, uno. Ma vabbè. È uguale tanto. Dratini ovviamente c'ha. Tuono onda. Un colpo critico. Ferrero sarà a livello 11. Non impara assolutamente niente. Buono, questo mi fa piacere. Un Volbeat. È un po' difficile comunque sia. Perché se i Pokémon ci avessero qualche mossa un po' più forte. Qualche cosa. Ma non c'hanno niente. Non c'hanno. Allora, vai. Ferrero curato.
Andiamo a affrontare questo avventuriero. Allora. Ok. Dai. E crepa. Oh, bene o male. 12 per Ferrero e non impara niente. Kingler. Se c'hai ghigliottina siamo morti. Se c'hai ghigliottina siamo morti perché con un colpo quello finirà da KO. Vediamo. No, per fortuna il cane sta continuando ad abbaiare a tutto fuoco. Allora, vediamo un po' adesso. Oh, il signor marinaio questo. 2000 years later. Ok, entriamo all'interno del tunnel roccioso. Qui sembra una cosa da pervertiti quasi. Allora, entriamo. Nebbia, nebbia da tutte le parti, nebbia agli irticolli, un Pokémon random e vediamo chi sarà. Nozzi! Ma non lo possiamo catturare perché ovviamente abbiamo già Sidra. Sì, Kingra, che è appunto l'evoluzione, la terza evoluzione, se dir la vogliamo dire così, di Orsi. E quindi non lo possiamo catturare. Allora, vediamo un po' chi sarà il nostro nuovo Pokémon a entrare a far parte di questo team. Vediamo, chiudo gli occhi, chiudeteli! Eccolo! Abbiamo Drowsy a livello 7. A me Drowsy mi è stata sempre un po'. Boh, non lo so, un po' peso questo Pokémon. Non mi piaceva per come era fatto. Cioè, sembra che tipo è stato. È un maiale, anche se ha la forma di un tapiro. Sembra un maiale perché ha le gambe arrotolate nel fango. Allora, vediamo una Pokéball. 1, 2. No! Porca miseria, lo devo avere, eh? Bene, perfetto, abbiamo catturato anche Drowsy. No, vabbè, non l'ho soprannominato. Lo soprannominerò più avanti. Ho fatto una piccola pausa perché era ritornata mia madre. Il cane stava veramente distruggendo l'impianto vocale e audio ricorditivo del mio computer. Quindi sono dovuto intervenire con le maniere forti. Scherzo, non gli ho fatto niente. Però ho dovuto dire a mia madre che stavo registrando. Allora, il. Che cos'è? Dai, ma non si può mandare Mac. Porca miseria. Allora, andiamo, disabilitiamogli questo. E mandiamo Kinder Bueno. Vediamo un po', eh. Usiamo Yone. Ah no, Poison Gas, cavolo. Porca miseria. E qui ci vuole l'intervento di Nutella per forza, perché se no non la sbrighiamo mai. Allora, Mac viene addormentato, quindi avanti di pistolacqua e proprio a ruota, come se piovesse. Mamma mia, ho usato il rafforzatore, usa botta. Bene, ho dato KO, perfetto. Ferrero sale a livello 13, non impara niente. Nutella sale a livello 14, non impara niente. Questo mi fa molto piacere. Ok, dopo aver sconfitto il membro del team Hydro, ovviamente recuperiamo la merce Devon Goods. Che dovremmo ridare al signorino che abbiamo visto prima. Arriverà anche il signor Marino che ritroverà appunto Pico. Noi l'abbiamo salvato. E ora io spero di avere. No, non ce l'ho più. Porca miseria. Allora, io uso un super un, anzi, un repellente normale perché non voglio incontrare Pokémon selvatici. Anche perché Kinder Bueno è ferito, cioè è avvelenato, e quindi io non posso rischiare di. Oddio, speriamo un po'. Vediamo, ce la posso fare, vediamo quanto sono. 19. Voi dite di sì. Allora, parliamo un secondo con il signore della Devon. Ovviamente appena ridati lui ci darà una Mega Ball. Qui non credo che contino i passi, anche perché è il computer, ecco, che ci fa andare qui, è il gioco. E appunto, una volta parlato con il signor Petri, ci consegna una lettera che dovremmo dare a Rocco. Allora, per chi già curati, buono. Allora, per tutti quelli che ovviamente non hanno letto mai il fumetto, il signor Petri, quel signore lì, è il padre di Rocco. Infatti si chiama Rocco Petri, che se leggete un po' il manga o insomma vi volete acchiappare un po' di spoiler. Che cosa non è questo? New feature name and match. Ah, ok. Cerca sfide. Praticamente. Ah, che noia.
Vediamo lui. Ok, perfetto. Una volta appunto che avete letto quel fumetto, oppure se volete me ne parlo direttamente nella prossima parte, anche perché questa deve finire, dovrà avere un fine. Curiamo la nostra squadra e, a parte un pochino diversa dal solito, meno risate, ma un pochino più di azione e anche di imprecazioni e proteste, eccetera, eccetera. Un'occhiata alla nostra squadra prima di andarcene. Allora, abbiamo Goldak, nome vero e proprio. Porca miseria, sto cavolo di microfono. Ferrero. Poi abbiamo Kinder Bueno, no, Slowking, Twix, che è Hitmontop, Marz, che è appunto Mighty Hyena, Nutella, che è Kingdra, e Buondì, che è Sileo. Allora, spero che questa parte vi sia piaciuta. Spero vi sia piaciuta l'intro e quel piccolo clip che ho messo. Ma chissà se ve ne accorgerete. Come al solito, vi dico: votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao, da 188. Ciao ragazzi.